professor Vasapollo, oggi qui si incontra insomma un'area politica ben definita per parlare di Grecia, ma soprattutto per parlare delle ultime mosse di Tsipras. Sì, più che un'area soltanto politica, c'è un'area politico, sociale e sindacale che ha in comune il fatto di leggere questa crisi e quello che sta avvenendo anche in Grecia come una crisi sistemica del capitale, e quindi in cui più che l'Europa, diciamo bene, l'Unione Europea sta giocando un ruolo molto importante nella competizione globale, cioè l'euro si sta scontrando violentemente anche con il dollaro, e chiaramente il prezzo della ristrutturazione della competitività della leadership tedesca la pagano i paesi del sud, Italia, Spagna, Portogallo, ma in particolare la Grecia. Tsipras perde pezzi, è costretto a confrontarsi anche con la sua stessa maggioranza parlamentare. Scelta sbagliata sicuramente per tutta l'area che oggi si incontra qui a Roma, ma quello che volevo chiederti però, qual era la possibile alternativa? C'è stata una proposta dell'ex ministro delle finanze Varoufakis la sera del 5 di luglio perché non si accettassero l'agreement proposto all'Unione Europea il 26 di giugno, ma di emettere IOU, cioè dei titoli di credito per la circolazione interna alla Grecia, di dimezzare i debiti in bond che dovevano all'istituzione internazionale, di nazionalizzare di fatto la Banca Centrale Ellenica. Questo sarebbe stato uno strumento di trattativa molto forte per le successive riunioni che Tsipras e il Ministro delle Finanze avrebbero avuto, e in più nel caso in cui l'Unione Europea avesse proposto quelle cose che poi effettivamente proposto, la via che Varoufakis proponeva come strumento di trattativa sarebbe stata una via d'uscita della Grecia dall'Unione Europea. Abbiamo applaudito fortemente alla vittoria del no, avevamo detto in tempi non sospetti, vincesse è chiaro che parteggiavamo per il no, ma sia che vincesse il no, il sì era una lezione di democrazia che il popolo greco stava dimostrando ad una costruzione dittatoriale, di dittatura finanziaria che è quella dell'Unione Europea. È chiaro che adesso però permetteteci delle valutazioni politiche, Tsipras ha commesso un grandissimo errore, c'erano tre esperienze a cui far riferimento, l'esperienza dell'Argentina del 2001, l'esperienza dell'Ecuador di 4-5 anni fa e l'esperienza di 3 anni fa dell'Islanda. Quando ti prendono al cappio come usurai e non riesci neppure col tuo PIL, con la tua produzione, a pagare gli interessi, per cui non c'è altra strada che dichiararsi fuori, chiamarsi fuori. Beh, io credo innanzitutto che sia complicatissimo trovarsi in una situazione in cui si è trovato Tsipras. Io ricordo sempre, senza poi avere nessun tipo di sponda nel sud Europa, non gli ha fatto sponda al Portogallo, nella Francia, nell'Italia, gravemente tra l'altro, anche perché gli interessi sono spesso simili. Quindi si è trovato di fronte a una situazione estremamente complessa. Certamente mi ha stupito il fatto che sia arrivato al tavolo negoziale senza un piano B predisposto nel cassetto da tirare fuori al momento opportuno, magari non so se da realizzare, però per poter dire ai suoi interlocutori: guardate che questa opzione io ce l'ho ben chiara, la possibilità di tornare comunque a una moneta sovrana è chiara, quindi o ci mettiamo d'accordo con un piano che non sia devastante per il popolo greco, oppure io l'opzione B ce l'ho pronta. Questo non l'ha fatto, questo onestamente mi ha stupito, e forse questo è stato l'errore più grande che ha commesso Tsipras, ripeto, pur trovandosi in una situazione molto molto complessa. La linea sostenuta in questi mesi da Tsipras, win-win, vinciamo noi e vince l'Europa, ha portato a una catastrofe. In realtà poi hanno perso tutti e due, perché io sono convinto che la sostanza è che questo piano sia un disastro per tutti e non sarà neanche gestibile. Ma detto questo, la sostanza è molto semplice: l'Europa non è riformabile. Se uno vuole cancellare l'austerità e le politiche di austerità e restare nell'euro, come si dice, la contraddizione non lo consente. Per quanto riguarda l'Italia, anche per crearlo, iniziare a crearlo questo fronte, è possibile fare un lavoro, magari già cominciato dal prossimo inverno, di referendum, appunto mettere in discussione veramente quest'euro, e soprattutto qual è l'alternativa una volta che questo sia sul tavolo come appunto materia referendaria? Beh, il Movimento 5 Stelle oggi si sta dedicando a due cose, anche per questo io sto qui a parlare anche con delle anime che
poche delle persone che incontro oggi hanno votato il Movimento 5 Stelle, cioè da un lato provare a costruire un fronte che sia cosciente del fatto che euro e austerità siano due facce ormai della stessa medaglia. Cioè, l'unica cosa positiva del dramma greco è che l'Europa, questa Europa si è svelata per quel che è, cioè ora vediamo se i Renzi o i Samaras o non lo so i Rajoy potranno dire ancora ci vuole più Europa, perché questa Europa si è dimostrata un'Europa in cui comanda essenzialmente la finanza che se ne strafrega degli interessi della gente. Per cui il Movimento sta facendo questo lavoro, cioè la costruzione appunto di un fronte che capisca che euro e austerità siano due facce della stessa medaglia, e la costruzione di un fronte tra i paesi del Mediterraneo che sono schiacciati da una superpotere che non è una superpotenza, è un superpotere che ha in questo momento la Germania. Poi io non ce l'ho con la Merkel che fa gli interessi del popolo tedesco, io ce l'ho con gli governanti italiani che fanno gli interessi del popolo tedesco. Se si vuole combattere con l'austerità, non astrattamente, non ideologicamente, concretamente bisogna essere disposti a rompere con l'euro, con l'Unione Europea, con questi meccanismi. Se non sei disposto a farlo, devi accettare che comandi Schauble. Questa è la verità più brutale. Io ho l'impressione che la sinistra italiana si arrampicherà sugli specchi per non accettare questa verità, e per questo sta scomparendo e sta riducendosi a prefissi telefonici.